Cambia con facilità il tuo filtro olio con Valeo. Per cambiare il filtro olio è necessario dotarsi di straccio, guanti, detersivo, chiave dinamometrica, vaschetta, imbuto, filtro nuovo, guarnizione di scarico, guarnizione del filtro, olio 5 litri. Posizionare il veicolo su delle rampe. Tirare il freno a mano. Lascia che il motore si raffreddi per circa 30 minuti in modo da rendere lo scarico dell'olio caldo più semplice. Alzare il cofano e localizzare il filtro nel motore. Aprire il tappo dell'olio motore e rimuovere il tappo di scarico e raccogliere l'olio in una vaschetta. Svitare il tappo a vite con una chiave dinamometrica. Rimuovere tutto e utilizzare una vaschetta per l'olio che fuoriesce. Cambiare la guarnizione e o il tappo di scarico e avvitare tutto sull'alloggio principale. Lubrificare la guarnizione del filtro con l'olio nuovo. Non usare grasso. Sostituire la guarnizione nuova nella parte superiore del tappo del filtro. Posizionare il nuovo filtro nel tappo a vite. Avvita il tappo a vite manualmente sul supporto. Completare l'avvitamento con la chiave dinamometrica senza sforzare. Riempire il serbatoio con circa 4 litri di olio e controllare con la stina. Accendere l'auto e controllare che non ci siano perdite di olio dal filtro e dal tappo di scarico. Dopo 10 minuti controllare l'asticella dell'olio. Se l'olio non ha ancora raggiunto il livello massimo, aggiungerne altro. Non buttare il filtro usato nei rifiuti domestici. Portare l'olio usato e il filtro usato nell'officina più vicina. Valeo raccomanda di cambiare il filtro olio ogni 15.000 km o ogni anno, rispettando i consigli sulla manutenzione dei produttori di auto.